Destini incrociati! Bebita! Forza, è ora di alzarsi! Cosa? Sono già le 8! Oh, no, 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 non è possibile, accidenti! Sono costretto a farlo tardi! Devo ancora lavarmi! Ehi, fermati, la colazione è pronta! Tieni, la ferro dal volo! La volete smettere? Scusaci tanto, mamma! Tutte le mattine si ripete la stessa storia! Questo lo so anch'io! Ogni mattina la mamma mi sgrida! Esco per andare a scuola, ma non ho fatto i compiti! Il maestro mi sgrida! Vado fuori a giocare? E già se la prende con me! Torno a casa, schiaccio un pisolino e dimentico di nuovo di fare i compiti! Tutti i giorni è così, ogni giorno uguale all'altro! Sono stanca, non ce la faccio più! Capisco benissimo! Doraemon, non è niente che possa cambiare il corso degli eventi almeno per una volta! Sì, ho il ciuschi perfetto! Il dispositivo di scambio! Immagina che ci siano due persone che fanno la propria vita. Azionando il dispositivo di scambio, i loro ruoli e i loro destini si invertiranno. Ma tieni a mente una cosa. Mettersi nei panni di qualcun altro potrebbe non essere affatto divertente. Perché dici così? Io invece penso che lo sia. Nobita, ricorda che il tuo destino dipende sempre e solo da te stesso. È la tua vita. E sei tu l'unico che può cambiarla. Devi sforzarti al massimo e fare delle scelte per provare a cambiare quello che non ti piace. Ma dove si è cacciato? Ciao, io esco! Oh no, ho fatto tardi anche oggi! Nobita, dimmi, ti sei accorto di che ore sono? Sei in punizione, vai in corridoio! Va bene! Che fai lì impalato? Ti ho detto di andare in punizione! Sì, signore! Vado immediatamente in corridoio! Oh? Sembra che abbia funzionato! Quindi sono io il maestro! Bene, ragazzi, iniziamo! Maestro! Sì, Tikisugi, dimmi! A quale pagina dobbiamo aprire il libro? Ah, giusto! Questa è un'ottima domanda! Vediamo, vediamo... Vediamo... Oh. Ragazzi, oggi siete liberi di fare quello che vi pare! Non capisco come mai me ne sto fermo qui senza fare niente. Oh, beh, insomma, il maestro mi ha messo in punizione, quindi resterò qui immobile. Ai, 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 che botta! Signor maestro, si è fatto male? Tranquilli, ragazzi, sto bene, non vi preoccupate per me. Certo che il maestro è veramente simpatico oggi. Hai ragione, magari fosse così tutti i giorni. Maestro, facciamo qualche altro gioco adesso? Volentieri. Arrivederci, grazie, signor maestro. A domani, ragazzi. Ops, me ne ero dimenticato. Mi sento un po' in colpa. Nobita, spero tu abbia imparato la lezione. Non azzardarti ad arrivare in ritardo anche domani. Non voglio ripetertelo mai più, capito? Sì, va bene, farò del mio meglio. Che strano. Oggi vado al cinema. I biglietti erano introvabili, ma non certo per me. È un nuovo film, si chiama Aladino a scuola di magia. Che fortuna, sarà molto bello. La vita di Suneo sembra divertente. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Ciao ciao, ci vediamo. Ciao Suneo. Mi sento un po' spaesato, ma io abito qui. Sono a casa. Nobita, vieni subito qui.
Guarda cosa ho trovato in camera tua. Non hai niente da dire. Mi hai nascosto 3 verifiche. Non fai che collezionare brutti voti. Che cosa devo fare con te? Ecco, a dire il vero, io non ho mai preso questi brutti voti. Smettila di dire bugie. Oggi resterai senza merenda. Senza merenda? Vai immediatamente a fare i compiti. Sioneo, tesoro, è l'ora della merenda. Wow, che meraviglia! Hai visto? L'ho fatta fare a uno chef francese appositamente per il mio bambino adorato. Però, se non ti piace, ti preparo qualcos'altro. No, no! Era deliziosa! Ehi! Sono Kiki! Guarda che se non ti sbrighi faremo tardi al cinema! Wow, andiamo con questa, è bellissima! Certo che sì! È l'ultimo modello appena arrivato dall'Italia! In Giappone non ce l'ha ancora nessuno! Sioneo! Oh? John! Dove credi di andare? Oggi abbiamo una partita importantissima! Non vorrei dirmi che te ne eri dimenticato! Una partita? Non preoccuparti, ci andremo un altro giorno! Accidenti, non era affatto così che doveva andare! Mi dispiace che tu sia in punizione. No, non ho neanche voglia di dormire. Ehi, Nobita, vieni su, sbrigati. Gian ti sta chiamando. Io avevo promesso di giocare a baseball. Eccomi, scusa. Sei in ritardo. È una partita fondamentale, lo sai. Guarda che se perdiamo per colpa tua, ti rompo. Fermati, fatti prendere. Mi devo scambiare immediatamente con Gian. Mettetecela tutta, me la farò vedere io. Vediamo, adesso sono Gian, quindi so lanciare bene. Forza ragazzi, dobbiamo vincere a tutti i costi. Sì, sì! Andiamo, Gian, che stai combinando? Forza! Sì, scusate! È un bel problema! Anche se ho preso il posto di Gian, sono pur sempre io a giocare, non lui! Questa volta ce la devo fare! Ball! 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 E vai! Ball! 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 Quarto ball! Quarto ball! Quarto ball! Assurdo! Hanno totalizzato 77 punti in un solo inning! Non importa niente se si tratta di Gian! Ti assicuro che se lo prendo lo rompo! Nobita, non è da te dire certe cose! Però ti capisco benissimo! Sapete che c'è? Basta, io me ne vado! E se avete qualche problema, ditemelo in faccia! Io sono Gian, non me lo scordate! Invece mi conviene scappare il più lontano possibile! Non voglio più essere Gian! Oh? Quella è Shizuka! Perfetto, credo proprio che adesso mi sostituirò a lei! Chissà che cosa mi riserverà il pomeriggio. Ah, sei a casa? Sì, ciao Doraemon. Oh no, a quanto pare non si è ancora stancato. Ti succede? Suoni in maniera orribile. Ripeterai questo pezzo 50 volte. 50 volte? Abbia pietà di me! Ah, finalmente è finita. È stata una vera tortura. Ah, per fortuna posso riposarmi. Cosa? Devo fare il bagno? Non voglio! Insomma, non è l'ora del bagno, questa è l'ora del riposino! Non voglio
voglio riposare, non ho sonno. Sì, me lo immagino. Uscirò a giocare. E dove vai? Beh, a casa di Shizuka. Lo sapevo. Ok, speriamo che questa storia finisca presto. Dokodemo porta! Grazie, Doraemon. Arrivo, Shizuka. Aspetta, per la verità è stata Shizuka a entrare in bagno senza bussare. Beh, in effetti... Strano, comunque sappi che non mi sto divertendo affatto. Ora inizi a capire, vero? Mettersi nei panni di qualcun altro non vuol dire che le cose andranno meglio. Hai ragione. Basta, sarò me stesso. Ecco, tieni. Tanto non mi serve più. Così mi piaci. Soltanto un'ultima volta. Bene, ho imparato la lezione. D'ora in poi mi impegnerò al massimo e ce la metterò tutta per cambiare. Da domani, tu intanto fai tutti i miei compiti, ok? È inutile, non cambierà mai.